per l'organizzazione di questo convegno, perché sicuramente è un'occasione importante per fare il punto sulle politiche ambientali nelle città. Saluto il vicepresidente del gruppo Verde del Parlamento Europeo, Edoardo Croci, Carlo Corazzi, a tutti i sindaci che sono qua presenti e tutti gli amici e coloro che rappresentanti di istituzioni italiane, locali ed europee sono qua oggi per questo incontro. Scusate, si sente? Tanto erano i ringraziamenti, quindi le persone che ho ringraziato però mi hanno sentito. Allora, sicuramente le città oggi sono un laboratorio nel quale verificare le politiche ambientali, perché a livello di città certamente è possibile sperimentare delle soluzioni e da un lato e dall'altro certamente si originano o ci sono dei fenomeni che richiedono un'attenzione particolare. È altrettanto importante creare reti di città che si impegnino nel lavorare insieme per avere la possibilità di confrontarsi su esperienze positive o su criticità non ancora superate. Quindi la presenza oggi di sindaci di altre città è sicuramente molto importante, perché l'opportunità di confrontarsi su politiche diverse che hanno dato risultati oppure che hanno dato minori risultati ci permette di correggere di correggere le nostre politiche o di diffonderle. Indubbiamente per quanto riguarda Milano abbiamo in questo questo orizzonte temporale due leve che possiamo utilizzare, sono entrambe importanti, oltre naturalmente alle politiche che abbiamo già attuato e quelle che attueremo. La prima leva è l'esposizione universale del 2015, dove c'è un capitolo tra l'altro dedicato alla sostenibilità. Tra l'altro ringrazio alcune associazioni che hanno collaborato a Lega Ambiente, vedo qua presente oggi, che hanno collaborato attivamente a scrivere questi capitoli sulla sostenibilità e che la realizzazione del sito stesso è un'occasione per sperimentare in ambito urbano determinate soluzioni ambientali, sia nella realizzazione urbanistica che nelle politiche di mobilità che sono collegate all'esposizione universale. L'altro punto importante è il piano di governo del territorio. Milano ha approvato un piano di governo del territorio che riteniamo particolarmente innovativo. È un piano di governo del territorio che è giusto definire il piano di sviluppo della città, non è un piano urbanistico. È la prima volta, tra l'altro, come in tutte le città, questo piano l'abbiamo approvato dopo circa 30 anni dal piano precedente, ma questo è normale, tutte le città normalmente hanno un orizzonte di 25-30 anni tra un piano e l'altro. Però mentre il piano precedente era un piano rigido e questo cosa comportava? Che si andava sempre in deroga rispetto a una rigidità che era più sulla carta che non nella realtà. Questo piano è un piano che prevede alcune linee guida che sono a mio avviso estremamente importanti per la vivibilità, la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile della città. Primo, indubbiamente, è la volontà di recuperare suolo pubblico, quindi non più consumare, ma ridurre il consumo di suolo pubblico. Questo è contenuto molto chiaramente nel piano, i numeri sono da circa 80, qualche cosa a 75, qualche cosa, quindi, però sono numeri contenuti nel piano. E quindi si lavorerà sulle aree degradate, sulle aree da rigenerare, ma non consumando suolo pubblico. Secondo punto, più verde,
Nel piano è contenuto molto chiaramente un'indicazione di passare dagli attuali circa 22 milioni di metri quadrati di verde, noi li abbiamo aumentati di 1,5 milioni in questi 4 anni, a 50 milioni di metri quadrati di verde, quindi un'indicazione sicuramente importante. Terzo, una mobilità pubblica molto più diffusa rispetto a quella attuale. Già oggi noi possiamo contare, già finanziate e in parte già in fase di realizzazione e comunque tutte completate entro il 2015, su 2 nuove linee metropolitane e l'allungamento di altre 3. Quindi in pratica già adesso c'è una quasi un raddoppio della mobilità attuale. Nel piano questa diventerà ancora più importante, ancora più significativa, con l'indicazione di avere a non più di 500 metri di distanza una fermata di un mezzo pubblico. Importante l'altro aspetto, la città non si potrà sviluppare se non sulle direttrici servite dal trasporto pubblico, quindi questo consentirà di avere una mobilità molto più facile, quindi non più una mobilità diciamo a raggi, ma una mobilità di trasporto pubblico a rete. Quindi queste sono indicazioni che sicuramente cambieranno il modo col quale si circolerà nella città di Milano. A questo aggiungiamo che nel piano è previsto la creazione di una Silk Line utilizzando il passante ferroviario, quindi che sarà possibile in funzione del confronto con le ferrovie per quanto riguarda le aree di proprietà delle ferrovie che verranno utilizzate. Quindi diciamo che sono tutti gli elementi nel piano per poter individuare diciamo due linee precise, il verde e il trasporto pubblico. Questo è, diciamo, sono i due punti sui quali stiamo lavorando. Oltre a questo ovviamente c'è il lavoro, chiamiamolo ordinario, che Milano ha messo in atto in questi anni. Rispetto a questo indico solamente alcuni punti che poi saranno sicuramente affrontati in maniera più dettagliata anche successivamente. Potenziato il trasporto pubblico integrato, vale a dire un trasporto pubblico che utilizza autobus e autobus tram, filobus metropolitane, ma anche radiobus di quartiere, quindi una modalità di un trasporto pubblico personalizzato che la sera dal capolinea porta fino a casa, quindi con una possibilità di ormai in 8 zone, lo stiamo estendendo in tutte le 16, diciamo, i 16 punti della città. Bike sharing che stiamo estendendo ulteriormente, car sharing che stiamo estendendo ulteriormente e oltre a questo piste ciclabili, piste ciclopedonali che abbiamo aumentato e che continueremo a rafforzare. Importante questo, diciamo, in questa politica del trasporto pubblico integrato anche il disincentivo al trasporto, diciamo, ai veicoli privati, disincentivo che abbiamo attivato attraverso Ecopass, che è una pollution charge, che è una misura per disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati maggiormente inquinanti. Non possiamo parlare di non inquinanti perché in realtà nessun mezzo è completamente non inquinante. Aggiungo che abbiamo anche rinnovato buona parte della flotta ATM e stiamo partendo con un piano importante di veicoli ibridi o elettrici attraverso accordi che abbiamo fatto e posizionamento, un iniziale posizionamento di centraline per la ricarica elettrica che abbiamo iniziato. Ecopass ha dato risultati positivi, io mi soffermo in particolare su certamente sui risultati PM10 che credo ormai sono conosciuti, quindi una concentrazione che è scesa da 53 a 40 microgrammi per metro cubo media annua e un superamento dei giorni di soglia che è scesa da 132 a 89 oggi. Quindi diciamo che
questi 3 anni sicuramente un miglioramento. Mi voglio però soffermare su un dato che normalmente è quello meno conosciuto, che è il PM2,5, che è la frazione più fine, ma è anche la più significativa come indicatore di efficacia, perché Ecopass ha inteso colpire in maniera selettiva la componente del particolato che è più insidiosa per la salute. Questo inquinante ha raggiunto una media annuale, quindi parlo del PM2,5, di 25 microgrammi per metro cubo, e quindi Milano in questo momento ha raggiunto il valore limite consentito dalla normativa europea, con 4 anni di anticipo rispetto a quello che la normativa europea fissa, perché la normativa europea fissa questo limite per il 2015. Sappiamo che la battaglia è una battaglia difficile, sappiamo che sicuramente abbiamo ancora tanta strada da compiere, sappiamo che pur essendoci i risultati che sono quelli che ho detto, i risultati devono essere ampliati con interventi che sono interventi di sistema. Solo un cenno a un altro intervento importante nella città di Milano, che è il teleriscaldamento. A oggi sono 230.000 le case connesse col teleriscaldamento utilizzando l'acqua di falda, quindi attraverso le pompe di calore. Siamo partiti 3 anni fa su questo investimento, un investimento importante per il nostro comune, perché sono 300 milioni di euro di investimento che facciamo attraverso A2A. Contiamo di collegare entro i prossimi anni tutte le 750.000 case, quindi di estenderlo in tutta la città, e questo sicuramente contribuirà in maniera significativa ad abbassare il CO2. Quindi diciamo che sono tante gli interventi che sommati uno all'altro dovrebbero portarci a proseguire su una strada di miglioramento che sicuramente sappiamo essere una strada difficile, sappiamo essere una strada nella quale ci sono anche interessi contrapposti, quindi sulla quale dobbiamo cercare di lavorare, e lo facciamo con convinzione, sapendo che la salute è prioritaria, sapendo che naturalmente anche la libertà di circolare nelle città è altrettanto importante, però diciamo che la stiamo lavorando in maniera molto convinta, e rispetto a tutte quelle che sono le opportunità che oggi in questo convegno usciranno da altre realtà, saremo estremamente attenti a valutare altre politiche, altre soluzioni che possano portarci a migliorare il nostro lavoro. Grazie.